I'll give you the future. Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo nel mio primo video tutorial e vi spiegherò una cosa che è molto facile da creare ma è anche molto efficace. Sto parlando infatti di come usare in un modo invertito il daylight sensor per creare una torcia o un lampione, per così dire, che di giorno rimane spento e di notte, appunto, quando inizia a fare buio diventa si accende praticamente. Tutto quello che ci occorrerà è il materiale di cui dobbiamo costruire, che ne so, il lampione o qualsiasi cosa, un daylight sensor, una torcia di redstone, della redstone e vabbè la redstone lamp, perché appunto per proiettare la luce. Come creare il daylight sensor? Si crea mettendo 3 slabs di legno al centro, 3 di quarzo e 3 di vetro. Abbiamo così il daylight sensor. Ma ragazzi, non prendiamoci in chiacchiere e iniziamo subito a vedere la procedura della costruzione di questo sensore. Dopo aver creato il nostro diciamo il nostro banco da lavoro, per così dire, iniziamo con il procedimento. Per prima cosa dobbiamo piazzare il daylight sensor in una zona buona, dove praticamente avremo lo spazio per lavorare, per piazzare appunto redstone e torce. Piazziamo il daylight sensor adesso. Dato che comunque ci deve essere un rapporto fra efficienza e design, ho deciso di mettere queste slab che serviranno per due motivi: sia per tenere appunto l'aspetto e per coprire tutto quello che ci sarà dietro, sia per appunto per permettermi di lavorare e di piazzare blocchi di sopra. Cosa fare? Come notiamo subito, alla luce del sole il daylight sensor attiva un impulso di pietra rossa che durante la notte ovviamente si disattiva. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo creare un procedimento inverso. Se noi ad esempio in questo caso piazziamo una torcia, vedremo che la torcia si attiverà, ma essendo giorno noi ovviamente la vogliamo spenta. Mettiamo caso noi stessimo creando una città. Quindi cosa ci toccherà fare? Ci toccherà mettere un comparatore della redstone in modo che si attiva e una torcia che automaticamente si spegnerà e quindi lascerà la lanterna spenta. E quindi niente, dobbiamo fare questo. E il risultato, una volta calata la notte, sarà all'incirca questo. Non dovete per forza fare un lampione tipo questo, ma potete anche ad esempio nasconderlo questo o metterlo magari da qualche altra parte in modo che vi troviate meglio. Comunque niente ragazzi, questo era un po' il piccolo tutorial. Avevo detto che era molto semplice ma molto efficace. Spero che appunto il tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.